tocca a me sulla mischia. Siamo al suo porto di Ferio, pieno di vicinanza, da dove stanno montando, l'arrivo. Il mio compagno, il professor Loreto Nefidan, il mio compagno di scuola, ci ricordavamo pochi attimi fa, telecamere spente, quei momenti del lontano 59, 54 anni fa, quando vinse uno sconosciuto siciliano a nome Nino Catalano. Ecco, Loreto, i tuoi ricordi di quegli anni, di quell'anno, del 17 maggio 59? Io ricordo, in effetti, ero uno scolaro di quinta elementare con te, ci siamo ricordati, e stavamo lì alla scuola elementare vicino alla vecchia pompa di benzina, sì. Al piano rialzato, stavamo tutti, diciamo, su quel balcone che affaccia sulla strada provinciale, e abbiamo visto scorrere questi ciclisti, sì. Tutti quanti, tutti grandi, di Charlie Cavoli, che poi vinse poi il Giro d'Italia, poi altri, anche Till e così via. E noi aspettavamo, in effetti, conoscendo questi grandi nomi ciclismo, la vittoria di questo outsider, questo siciliano. Infatti c'era un signore anziano alla fine, dice: ah, sapete che ha vinto, diciamo, questo sconosciuto siciliano che si chiama Catalano. Noi rimanemmo un po' così sconcertati tutti quanti, sai, conoscevamo tutti questi grandi campioni, ma noi ci aspettavamo proprio, diciamo, la vittoria di questo sconosciuto siciliano, che poi secondo me è stata l'unica vittoria della sua vita. Una delle poche, per quello che sappiamo, però io ho sempre seguito il ciclismo all'epoca, diciamo, parliamo del vecchio ciclismo, la fine del primo ciclismo, diciamo, del dopo Coppi e Bartali. Difatti Coppi moriva l'anno dopo, nel 60, per malaria, eccetera. Vabbè, al di là di queste cose, però in quel periodo, e vennero a Ischia tutti, c'erano dei grandissimi campioni, sì, appunto, sì. Come avevo detto, anche Till, Gallo, Mohamed, De Filippis, Nino, che poi vinse il Giro di Tour de France. Negli ultimi anni, purtroppo, il Giro d'Italia non è un'opera, questi campioni si preservano un po' per il Tour. Ecco, tu hai seguito, stai seguendo il Giro negli ultimi tempi? Ma io devo vedere, effetti, non vedo grandi, che non ho mai visto negli ultimi tempi grandi campioni italiani, mi sono un po' fermato a 5-6 anni fa, a dire la verità. In effetti vince ogni tanto, c'è il modo, si parla di Nibali, in effetti, di questo campione italiano, sì. Che probabilmente si dice che dovrebbe vincere il Giro d'Italia, va bene, però sono uscito fuori invece grandi campioni, diciamo, le nazioni che non aspettavamo proprio, per esempio l'Australia, l'Inghilterra, la stessa Inghilterra, campioni fortissimi, in effetti. Quindi vedi, il ciclismo si è allargato a livello mondiale. Prima era un po' confinato agli stati europei, cioè Lussemburgo, la Spagna e così, invece in effetti il ciclismo è diventato un fenomeno planetario, quindi anche i colombiani sono fortissimi, ho visto, no? E ci aspetteremo forse in futuro anche la presenza di altre nazioni, probabilmente. Allora, il nuovo discorso della mondialità, l'università del ciclismo, abbiamo detto che negli ultimi tempi, in effetti, questo ciclismo sta interessando tutte le nazioni del mondo. Sappiamo benissimo anche la Cina, abbiamo un cinese la prima volta nel nostro Giro d'Italia. Quindi ci aspetteremo nel futuro una maggiore universalità del ciclismo. Tu pensi, anche per gli ultimi casi di Bruno Stanco, del doping, che il ciclismo non ha subito una pressione di interesse da parte della gente? Quando la gente è tifosa del ciclismo, queste cose le guardano un po' forse in modo distaccato, va bene, anche se questo è un fenomeno molto grave, il fenomeno del doping è gravissimo, ecco. Io spero che l'Associazione Mondiale del Ciclismo si renda conto oltre per sempre di questo fenomeno e prenderà provvedimenti seri veramente su questo argomento. Ma io ho letto tante cose, dopo il caso Pantani, diciamo che sono ancora affreddato, io ero un appassionato proprio sincero, vero, per questo sport che ha dato tantissimo, soprattutto dal punto di vista di soddisfazioni popolari. I ciclisti passano fra la gente, praticamente entro le case delle persone, diciamo entusiasmandole, sì. Ecco,
tantissime corse ormai sono sub-indice, non si sa mai con precisione chi ha vinto, proprio perché negli ultimi anni abbiamo avuto un doping così specializzato che praticamente dura quanto dura la corsa. In effetti, diciamo la verità, in effetti la farmacologia moderna è molto sottile, voglio dire, è molto è costituita, diciamo, la farmacologia da molecole sintetiche di sintesi, difficilmente si possono riscontrare nel sangue, diciamo, nei liquidi organici, a meno che non ci siano, diciamo, dei reattivi particolari che li individuano subito. Questo è difficile, in effetti ci vuole tempo che si vanno a un certo punto ad identificare reattivi capaci di andare a colpire, a vedere, a osservare queste molecole particolari. Sono molecole piccolissime, ecco, che poi agiscono in un tempo molto breve, e quindi anche questo in effetti è un problema grosso, dobbiamo andare a individuare queste molecole, queste molecole, diciamo, di sintesi, molecole di sintesi, ecco, che agiscono in effetti sugli organi, su parte degli organi, sui muscoli in particolar modo, che li rendono in quel momento molto forti, quindi il corridore in quel momento trova una grande forza, ecco, per la presenza di queste molecole. Del doping, chiamano così. Coloro che non sapessero che il professor Marino Manfredano, oltre ad essere un valente professore, un po' di questa materia, diciamo, di biochimica, chiamando questo la biochimica. Allora, nel ringraziare il professore, scambiamo due chiacchiere con il grande batterista Salvatore Cucinotto, nostro amico d'infanzia. Lui in effetti è venuto qui sull'isola, è venuto qui sull'isola qualche anno prima che il suo imbalzano veniva da mano vincesse la tappa schedina del giro di 54 anni fa. Salvatore, mi ricordo meglio di quel giorno. Di quel giorno io avevo un sogno, anche ho saputo che lui era siciliano, e come mi ha fatto tanto piacere, però all'epoca il ciclismo non lo seguivo tanto, comunque è stata pure una bella occasione per le sue radici, come tutt'oggi stanno facendo anche questa manifestazione importante per Forio e per le sue radici. In effetti mi toccava un seggio per la nostra bistrattata di turistica, si voleva sì. Purtroppo da ieri già uno Rai 3 parla dell'isola di Ischia, che è bellissima, ma l'esempio di Capri e Sorrento, ma Ischia c'è, esiste ed è bellissima. È il nostro compito anche preservare. Oggi secondo me sarà una grande giornata, perché vedranno tante belle cose, no? Il Castello Aragonese, vedono tante bellezze di Ischia, perciò per noi è una grande occasione. Ci ha raggiunto anche il nostro amico, personaggio famoso della nostra figlia, Amanzio. Amanzio, stiamo parlando dei ricordi dell'unica tappa del Giro d'Italia che ha toccato l'isola d'Ischia e Forio. Io ricordavo l'amico che ci ha preceduto, Salvatore Cucinotto, di quando io vidi proprio a 2 centimetri il grande Chuck Anquetil, che faceva il giro di ricognizione di quella cronica tappa del giro del 1959. Ecco, i tuoi ricordi di quella bellissima e storica tappa del giro? È stata una cosa emblematica, molto diciamo storica, anche la Tirana Viale che ha preso Saronno. Ischia merita questa manifestazione a livello mondiale, questo momento storico per noi, chissà, tra un po', tra 20 anni, 30 anni, noi non ci saremo più. È una cosa immaginabile fare la tappa a Ischia, perché il Giro d'Italia è una cosa bellissima, tutta questa gente, anche turismo, anche il bus allestito dei ristoranti sopra i marinari, così come i marinari, e speriamo che va tutto bene e vinca il migliore, per l'isola è buono, è molto buono questa cosa. Tu sei appassionato di ciclismo, oppure lo sei, so che tu sei un fanatico del calcio, però il ciclismo è un po' appassionato un po' tutti noi,
passati, ora vi parlo un poco di meno per i famosi fatti accaduti. Ecco, vedere tantissima gente che già si accalca qui nei pressi del traguardo è sicuramente un fatto bello. Sì, io ricordo quando ho fatto questa cosa che il giro di Valle sarà diminuito, l'anno 2005 non era andato, però io ricordo pure quando fece la Ischia, la giocatrice, la Viola Viola, c'era la Viola Viola, perché ci vedete a me che quasi tutti i giorni, perché mi piace il fatto che si vedeva, prima l'altro che sono i nuovi nomi. Basso, bravo, c'è Capellice con gli altri, questo inglese, che partiva, speravo, Wiggins, speravo che faccia un bravo questa sera a livello mondiale. Va bene, ringraziamo Amancio per il suo prezioso contributo e seguiamo altri personaggi qui sul nostro cammino. Arrivederci. Sempre nei pressi della Lucciola, di fronte al palco allestito per la premiazione, abbiamo due grandi ospiti, grandi personaggi del periodo, il sindaco dottor Franco Rigine e il giornalista Vincenzo Savarese. Voglio iniziare dal dottor Rigine, non perché il sindaco, perché lui è figlio di un grande giornalista che all'epoca, nel 1959, seguiva il giro, la prima volta che il giro ha portato l'isola d'Ischia. Ecco Franco, ci vuoi ricordare i tuoi ricordi d'infanzia dietro papà, se non ricordo male? Un ricordo bellissimo che nel 59 il conte Rodinò, che all'epoca era responsabile della produzione Rai, organizzò questo Giro d'Italia, la prima volta nella storia dell'isola portò il Giro d'Italia qui all'isola, si fece tre volte il Giro dell'isola e siccome mio padre era corrispondente delle più grandi testate, più importanti testate dell'epoca, perché all'epoca non è che c'erano tanti giornalisti sull'isola, si contavano sulle punte della vita, ebbe l'idea di tenere una vespa, una lambretta, vecchia lambretta della Piaggio, che mi portò dietro di lui a fare questo giro che fu, io avevo all'epoca 5 anni, mi aggrappai a lui perché dovevamo arrivare a punto di velocità incredibile, soprattutto nelle discese di Ferrara, di Panza, nei casi ebbi quasi un terrore e paura perché le biciclette ci superavano talmente che andavano più veloce della lambretta di mio padre, io gli lo invitai a rallentare perché avrebbe anche perso in qualche curva di quello, fu veramente un giro epico, mi ricordo che fu una cosa bellissima, una festa come quella di oggi che vestì l'isola in rosa e noi abbiamo bisogno di queste manifestazioni, ma tante altre di queste manifestazioni per promuovere la nostra isola, per farla arrivare alla competitività che attraverso lo sport, la festa, il territorio promuove le nostre bellezze, i nostri prodotti. Vincenzo, una boccata d'ossigeno per la nostra isola. Certamente, io ricordo invece, cioè, ricordo il ciclismo della Tirana Adriatica, un vero e proprio veloce, ti ricordo benissimo anche tu, dove conobbi quel grandissimo giornalista e collega Pezzan, fu una grande manifestazione. Il giro ovviamente al 108 metri, dal punto di vista turistico, di produzione turistica, ci vorrebbero tante di queste cose, eppure trovavamo una difficoltà. Se ci fosse stata la cocciutaggine del Presidente del Consiglio Comunale di Ischia, l'amico Gianluca Quadrani, e soprattutto la benedizione di Roberto Albano, insieme a Ciclo Scotto, con Michele Scotto, che le resistenze ce ne sono tante, perché in effetti sono palesi, soprattutto sul trasporto, perché portare una caravana del giro qua su Lisa è molto problematico, anche le strade, però tutto ciò è stato superato e credo che sia una grande manifestazione che dal punto di vista turistico è enorme, cioè, se pensate solamente quanto si bisogna lavorare per una pubblicità su un giornale, in una persona con 125 persone, 500 giornalisti seguono questa tappa, 160 paesi, voglio dire insomma è veramente un grande ritorno turistico. Sicuramente i nomi del giro effettivamente sono da capogiro,
L'ultima notizia che so è che la carovana tutta intera, fra tecnici, addetti vari, si aggira intorno a 1500 unità, anche di più. Molti diciamo seguono il giro da pensionati, per cui non fanno parte della carovana, vanno in quell'altro di più. Ecco, noi ci ricordiamo nitidamente il 7 marzo dell'84, dove allo stesso pianino, posto dove ora stanno montando il traguardo, arrivò la crono prologo della Tirreno Adriatico, vinta da Guido Bontempi. E all'epoca diciamo, abbiamo avuto gli ultimi grandi nomi italiani. Ora purtroppo Ivan Basso addirittura si è liberato prima di iniziare. Pare che ci sia, almeno sulla carta, solo Nibali che potrebbe rappresentare una nostra speranza per la vittoria finale. Beh, la qualità del ciclismo oggi è l'idea. Noi promuoviamo il territorio, promuoviamo lo sport e diciamo il vincitore è un fatto secondario per noi. Noi abbiamo la necessità di promuovere il territorio nel mondo per vedere un attimino la nostra economia in ripresa, in un momento di crisi. Queste sono, come dicevi tu, boccate di ossigeno, soprattutto vetrine internazionali che ci consentono di far vedere a tutti Ischia che cosa è. Io ho fatto fare dei cartelloni sulle mare terme, ma io direi non solo sulle mare terme, ma anche nella gastronomia, anche ospitalità, anche bellezze naturali, montagne, cioè c'è una vacanza completa qui a Ischia che molte volte becca di comunicazione, quindi noi dobbiamo agire soprattutto nel marketing internazionale per promuovere un territorio che io penso che abbia ancora grosse potenzialità di recupero, non solo, ma anche di incrementare e di diversificare quello che è il prodotto turistico in tanti altri paesi del mondo. Ieri quando ho visto questo nuovo stagione che probabilmente possa venire su quel tunnel al lato mare, mi sono trovato di fondo al tempo di nuovo che ferie esponeva dentro la curva un nuovo striscione dove c'era scritto ferie vacanze di sogno. Questo quindi sarà più completo, ma Mario, comunque complimenti, bello, da ripetere sicuramente. Ringraziare anche Giacometti che lo ha realizzato. Come sempre, perché anche all'epoca si è messo a disposizione del anche all'epoca, bravo, anche all'epoca bisogna dare atto. Ecco Vincenzo, entriamo un poco e concludiamo questa bella intervista nel pieno diciamo tecnico della vicenda ciclismo sull'isola d'Ischia. Poteva essere fatto tutto il giro dell'isola come fu nel 59 e perché sono 14 chilometri? Io ho seguito un po' da giornalista tutti i vari comitati, incontri che sono avuto anche con il presidente, con l'organizzatore del giro, e hanno tentato di farlo, ma non è stato permesso, era l'unico tracciato possibile, quindi ritengo che era certamente penalizzante per alcuni comuni, però vengono via tutto insieme le sorrisi che viene promosso. A questo punto io lo so tirato dal punto di vista tecnico, come dicevi tu, poc'anzi, Nibali credo che possa essere pure l'anno suo, tenendo presente che però sta questa Gran Bretagna è troppo forte, Wiggins e Sky che credo che sia sicuramente tra i favoriti, però mi allaccio a questo fatto del turismo che diceva poc'anzi Franco, vedendo qui l'amico Flavio Nappi che praticamente ha fatto le regate mondiali qui fa un anno, e così anche ci sarà adesso il triathlon open e ci sarà poi la open sempre di nuoto, la regata mi pare che sia la regata sì, con Flavio Nappi europea. Mi pare che la regatta venga lui, e quindi voglio dire questo è detto come sono turistico, ma è una questione tecnica e sportiva che significa portare 130-150 persone, non solo, anzi credo di più 400-600. Poi ne parliamo con lui. No, voglio dire che poi riverranno, ovviamente ci dobbiamo dare una certa spiegazione, non possiamo andare semplicemente il mare e basta. Facciamo intervenire Nappi, che di nome fa? Flavio. Ecco Flavio, tu tieni proprio la faccia dello sportivo, del velico, sì. Proprio hai il fisico di roll. Io l'anno scorso anche su ordinazione di video ho fatto delle foto di quelle tantissime bellissime barche che partecipavano alla regatta, seconda edizione. Ecco, parlaci un po' della
successive edizioni, soprattutto delle manifestazioni che sono in itinere. Siamo arrivati alla sesta edizione della regata SCP e siamo qui a Forio ormai dal terzo anno. Questa regata comporta 600 partecipanti da 50 nazionalità, 60 barche ed è praticamente la regata della business school più antica del mondo, dal 1819. È una regata che coinvolge 600 partecipanti, 300 studenti e 300 ex studenti e moltissimi sponsor. È una vetrina importantissima per Forio perché vengono profili di partecipanti di alto profilo, vengono manager, presidenti di grandi aziende multinazionali ed è un evento che è solamente parte del mosaico di tutti i grandi eventi che quest'anno coinvolgono Forio. L'obiettivo è proprio quello di avere una vetrina di eccellenze e di farlo vedere nel mondo. Forio è questo, quando le persone vengono qui mi dicono, Flavio, in francese, rien à voir, niente a vedere con Portofino, Positano, Santa Maria, tutte le località Saint-Tropez che invece penso di essere molto superiore a Forio. Come diceva prima il sindaco, c'è una varietà, c'è una diversificazione di attività, quindi dell'offerta turistica che va valorizzata per Forio. La regata è solamente parte di questa grandissima offerta che l'isola di Ischia e Forio in particolare offre. Ecco, io da vecchietto non prendo questi complimenti, ormai ti prendo degli schiaffi in faccia, perché io sono sempre stato un settore che il nostro turismo per ora è stato sfruttato, passano il termine, secondo me per il 30%. Ecco, l'input che dà il tipo del tuo sport, la regata, potrebbe far anche invertire la vecchia tendenza che noi abbiamo un turismo vecchio che viene qui per cura. Ora mi pare negli ultimi tempi che non viene più, né turista vecchio e i giovani ormai ci conoscono come turismo, vabbè, non tipo Ibiza, ecco. Tu potresti essere una specie di testimonial, tu e chi si interessa di sport così belli e giovanili. Sì, per venire al primo punto, gli schiaffi da faccia me li sto togliendo anche io. Io ho studiato a Londra, a Madrid, a Parigi. E in quanto napoletano e velista ho voluto far vedere alla community di 600 persone le bellezze che io fa parte di tutte queste bellezze del territorio che mi appartengono. Quindi ho voluto far conoscere, vedere l'altro lato del nostro territorio. Assolutamente io credo che questa regata possa essere la prima pagina di un libro che può veramente aprirsi da qui per il futuro per l'isola di Ischia e per Forio in particolare. Abbiamo trovato qui una capacità organizzativa, una disponibilità e soprattutto un'attenzione a questo tipo di profilo di turista che sicuramente qui trova tantissime attività oltre a una cornice fantastica, quella del sole, vento, mare, che anima veramente il desiderio di 364 giorni l'anno, 361 perché poi 4 li possiamo vivere qui, di tutti i partecipanti. La regata è talmente un successo che quando apriamo le iscrizioni alla nostra community della Business School vendiamo 600 biglietti in 8 minuti. C'è un overbooking praticamente. Un overbooking immediato e siamo veramente entusiasti di comunicare a queste 600 persone da 50 nazionalità tutti i ricordi che potremo vivere qui in quest'isola. Grazie. Concludiamo questo bellissimo siparietto turistico, culturale, sportivo. Nell'occasione appunto stiamo aspettando il giro che arriva a Forio. Ecco, Franco, un augurio per questo giro che sia appunto un inizio. Beh, godiamoci questa giornata di sport e di grande festa per l'isola di Ischia che si veste di rosa e speriamo di inculcare anche ai nostri cittadini, alle amministrazioni, che questi sono eventi che sono necessari ad andare avanti e guardare il nostro futuro con maggiore speranza. Questo è il desiderio che io auspico in questa giornata veramente incredibile di festa popolare, che poi il ciclismo è uno degli sport per il calcio, uno dei più popolari che esiste, vuol dire
di partecipazione collettiva, di sacrifici collettivi, di goderci anche quest'isola dove basta al solito da auto, cioè far capire ai nostri cittadini una cultura dell'ambiente, una cultura del passeggiare, una cultura del rispetto del nostro territorio, significa poi alla fine fare il cambio turistico e muovere la nostra economia. Grazie. Grazie a voi. Sinistra Pierangelo, medaglia olimpica nel 2002, ciclista campista, e chi non conosce Gianni Sasso, ormai lui è un decatleta, vero Gianni? No. Vuoi iniziare tu con le tue tante specialità? No, veramente non è un decatleta, l'unica specialità al momento dove ci siamo riusciti a fare qualcosa, diciamo, è la maratona, dove abbiamo fatto questi, insomma, questi tempi importanti per questo tipo di disciplina. Poi per il resto quello che ha fatto Vignali sicuramente è tutt'altro, lui di Angelo ha vinto la medaglia d'oro, quindi infatti è lui che dovrebbe provare a seguirmi se riusciamo, insomma, nell'intento di fare step dopo step il triathlon nei disabili. Ora vediamo un po' nei tempi, anche con l'aiuto di Pierangelo, se riusciamo, insomma, ad andare avanti e fare cose buone. Pierangelo, la tua sensazione di stare su una bella visione che ha scoperto il ciclismo tanti anni fa, nel 59, però qui si trova anche il trofeo di me, che era dedicato ai ciclisti dilettanti. C'è questo grande ritorno con Gianni Viale, con la seconda tappa del 59, qui ci fu anche l'arrivo e la partenza della cronoprono con l'84 della Tirreno Adriatico. Le tue impressioni?
Le impressioni sono ottime e positive. Io ho già seguito qua Gianni da un po' di mesi che capito qua a Forio e il posto è magnifico. Sono quello che ha detto lei, che Ischia riscopre il ciclismo, deve essere anche un punto di partenza per avere un obiettivo e una promozione territoriale legata al ciclismo, deve sempre di più nel periodo o comunque febbraio molte squadre, molti ciclisti tentano di trovare posti e luoghi adatti per fare allenamento e qua si presta con il clima, con la temperatura che c'è qua su quest'isola. E poi i percorsi sono avvincenti, belli, li abbiamo fatti io in macchina perché da un po' di anni che non pratico più agonisticamente il ciclismo e Gianni, seguendo Gianni sulle strade, sono veramente scenari da favola e posti unici indimenticabili. Ecco Gianni, questo è un bellissimo spot per la nostra edizione. Io ricordo che stavamo qui sull'arrivo della Tirreno Adriatico e Bezzan, lo storico telecronista della RAI, ci raccontava proprio questo. La RAI era la prima volta che portava un doppio elicottero, uno della ripresa e uno che funzionava da ponte, e lui ne parlava in termini entusiastici di questa isola. Sono passati purtroppo altri 28 anni, 29 quasi, e dopo Dio è venuto di noi nel giro sulla nostra isola. Tu pratichi ormai da anni il ciclismo, ecco, potresti essere un testimone, una locomotiva per questa iniziativa di cui parlava il campione olimpico. Beh, io credo che questa iniziativa l'isola di Ischia non faccia soltanto altro che bene. Come diceva Pierangelo, l'isola di Ischia si presta a questo tipo di iniziative sportive, anzi dovrebbe essere sfruttata molto di più. Che io poi possa essere una locomotiva, questo non lo so, questo dipende soltanto dalla forza sportiva, dai risultati che si possono essere. Certamente potrebbe essere sicuramente l'immagine per quello che abbiamo fatto fino adesso, la speranza è che comunque Ischia e Forio porti sempre queste manifestazioni all'avanguardia sull'isola. Grazie. Grazie. Successore del mitico De Zan, lui praticamente prendeva un testimone, diciamo, delicato, se l'è cavato benissimo. Ecco, Barbarelli, l'impressione di questa tappa del Giro d'Italia che ritorna sull'isola di Ischia, credo, ci hai detto tu, che quando è venuto qua tu non eri ancora nato, io la ricordo come se fosse ieri, ci siamo incontrati vis a vis con anche Tullio, vinse uno scontro di Milano in Milano catalano. Ecco, se vuoi parlare di questa tappa. È una tappa rimasta nella storia, non fosse altro che fino ad oggi era l'ultima su questa splendida isola. Io credo che vada ringraziata la popolazione che sicuramente ha dato un motivo in più alla Gazzetta dello Sport di tornare qui. Io so che l'aspettavate da tanto tempo, che ci sono stati dei
lunghi lavori di trattativa a monte, e finalmente siamo arrivati. Io credo che sarà uno spettacolo magnifico. Questo arcipelago è famoso nel mondo, ma non è mai sufficientemente valorizzato. Grazie anche alle immagini in alta definizione che la RAI quest'anno proporrà al pubblico mondiale, io credo che sarà una giornata da ricordare. Un'altra premiere, perché qui il 7 marzio, proprio nel territorio, la voce della prima della cronoprologo della Tirrenia Adriatica, vinta dal Bibliotipi, è il tuo successore, pensando che diceva. Predecessore. Sono emozionato a parlare di Bazzani e anche con te. Mi diceva che noi eravamo amici anche con Enzo Di Pasquale, il regista, mi diceva che era la prima volta che la RAI impiegava il doppio elicottero, uno da Ponte, uno da Ripreso, ormai fa parte della ora invece tre elicotteri e l'HD, ecco, abbiamo un altro primo sull'isola, e questo è che faccio piacere a noi che siamo tutti stati appassionati di ciclismo. Tu stai parlando di persone che si sono sempre interessate per questa tappa sull'isola, ma non ho mai trovato la spina critica. Io ero amico dell'ex direttore generale Carmine Castellano, però dall'altra parte ho trovato tutto il film. Ecco, ti vedo contento di stare sull'isola di Ischia. Un messaggio che puoi dare ai nostri appassionati non solo di ciclismo? Beh, guarda, il messaggio è quello di voler bene a questo sport, perché che se ne dica è ancora il più popolare che c'è in Italia, è legato a vecchie tradizioni, a vecchi sentimenti che però riescono a rinnovarsi anno dopo anno. Naturalmente non bisognerà aspettare magari l'anno prossimo, fra due anni, il Giro d'Italia, però va sfruttata e va amata questa giornata in prospettiva magari di tornare con la Tirreno Adriatico, perché no? Il Giro d'Italia è obiettivamente molto complicato farlo tornare qui. Ci sono dei costi aggiuntivi, anche noi della RAI con i mezzi abbiamo avuto delle difficoltà ad arrivare per i tempi ristretti, non c'è giorno di riposo, quindi insomma, dai, carpe diem, io sapevo quello che è in questo momento. Bravissimo, io ho fatto con il comandante, che poi la Gazzetta di Sport della RAI quando c'era il Giro d'Italia, come giustamente ricordavi, la carovana, io sentivo parlare che si aggira un 3.500 metri, vero questo numero? Vero, pensi che solo noi della RAI siamo più di 200 persone, e non siamo di certo qui in vacanza, ognuno ha un proprio ruolo, ci sono dei mezzi pesanti da spostare, ogni collaboratore, ogni dipendente ha una funzione ben precisa, se qualche volta sbagliamo perdonateci, ma ognuno ci mette il massimo dell'impegno. Comunque giunga da me con il complimento per le mie veramente fantastiche. Grazie a voi.
Thank you.
Adesso succede prova. La macchina rete la tieni qua, Giovanni, fuori dalla strada! Sono andato un gruppo.